seconda sconfitta consecutiva per il Potenza e questa volta arriva al Viviani dove risale l'ultima vittoria dei Lucani datata a 7 novembre, il Campobasso vince per una rete a zero e si tira fuori dalla zona rossa dove a restarci è proprio il Potenza dei Mister Trocini, il Rosso partono meglio e al quinto trovano anche la rete, sviluppi di un corner Raccichini le spinge in uscita poi Sandri calcia in porta ma sulla traiettoria ci sono due compagni in fuorigioco che intralciano l'azione, non è Gol. Al dodicesimo è il campo basso ad affacciarsi in area lucana con Tenkorang che raccoglie un passaggio e calcia, conclusione debole sulla quale greco non è perfetto, la difesa comunque lontana. Al quattordicesimo risponde il Potenza con la punizione che trova la testa di Piana, palla di un soffio alta sulla traversa. Al trentanovesimo contropiede Molisano concluso malamente da Ladu che calcia male, trovando comunque la deviazione in corner. A pochi istanti dall'intervallo il campo basso trova il vantaggio, 44 3 Azione insistita e palle e mezzo di pace. Greco allontana e stende un compagno sulla sfera. Arriva al volo Candellori che calcia forte trovando la porta. Vantaggio per gli ospiti che esultano sotto il settore con i propri sostenitori. Duplice fischio e squadre negli spogliatoi. Ripresa con poche emozioni e potenza che non riesce a creare tante chance di rimonta. Al cinquantesimo Sepe si mette in proprio ed entra in aria saltando due uomini. Infine calcia, palla deviata in angolo. Partita che scivola al 78. L'83 con il lancio dal retrovie calibrato per Coccia che parte bene ma non ci arriva di un soffio, sfera a preda di Raccichini. Nel finale, all'83 il campobasso sfiora anche il raddoppio con lo stesso Candellori che calcia bene ma trova i guantoni di Greco. Niente doppietta per lui, ma tre punti pesantissimi per i molisani che guardano con ottimismo alla salvezza. Il Potenza, al contrario, non sa più vincere e mercoledì sera sarà di scena al San Nicola contro la capolista Bari.